Bentornati a tutti in un nuovo episodio di Spacchettatega. Oggi andremo a testare questo nuovo prodotto di Ecoflow che mi ha inviato per fare una recensione. Andremo a testarlo e vi dirò se può essere un prodotto utile per noi maker. Anche se questo contenuto è sponsorizzato da Ecoflow, lo testerò e vi dirò il mio parere onesto se è utile o meno per noi maker. Quindi apriamolo subito e vediamo che cosa c'è in confezione. Questo qui è già il secondo Ecoflow che mi mandano per testarlo. Mentre il primo l'ho utilizzato nel progetto della spina della birra, vi lascio il video qua se ve lo siete persi. Questo qua è un modello differente, con batterie diverse, più leggero, più performante. Andiamo a vedere che cosa abbiamo. Ovviamente i soliti manuali, e ovviamente anche in italiano. Bene, varie certificazioni, le spiegazioni dell'app, la garanzia da estendere a 24 mesi sul sito e poco altro. In ballo qui, oh, abbiamo il nostro Ecoflow Delta 2, una bella scatolina e nient'altro. Dentro la scatola ovviamente abbiamo, in dotazione ci danno tre cavi, questo qui per la ricarica attraverso la presa di corrente con la sua fascettina, quest'altro cavetto che capiamo meglio dopo a cosa serve e un altro cavetto con la presa accendisigari per ricaricarlo in macchina o nel vostro camper. Voglio testare Delta 2 con più attrezzature diverse per vedere un po' come si comporta la batteria e quanto dura la carica. Prima di fare questo vi do un attimo un'infarinatura generale delle caratteristiche di questa attrezzatura. Ha una batteria interna da 1024 Wh che può essere estesa a 2 o a 3 kW comprando separatamente delle batterie aggiuntive. Batterie all'interno di Delta 2 che sono le LFP, vi lascio qua sotto l'acronimo, che sono batterie che utilizza anche Tesla. Queste, oltre a ridurre il peso direttamente da portarsi dietro, che lo porta a 12 kg, permettono il suo utilizzo quotidiano per più di 10 anni, garantendo più di 3000 cicli di ricarica, a differenza con il Delta Max che può fare 800 cicli di ricarica. La ricarica appunto può essere effettuata, come vi ho anticipato, sia con il cavo di alimentazione collegandolo direttamente alla presa di corrente, che grazie alla ricarica veloce Xtreme può caricare il Delta 2 da 0 all'80% in 50 minuti e da 0 al 100% in 80 minuti. Ovviamente oltre alla ricarica tramite la presa elettrica può essere caricato anche in auto o nel vostro camper con l'apposito spinotto e ovviamente può essere caricato anche con i pannelli fotovoltaici per una potenza massima di 500 watt. Questo vuol dire che se avete pannelli fotovoltaici meno potenti di 500 watt potete collegarli in serie fino a un massimo di 500 watt o mettere uno grande e uno piccolo, comunque la potenza massima che assorbe tramite i pannelli sono appunto 500 watt. Oltre a questo, come novità hanno aggiunto, oltre al wifi che era già presente anche nel Delta Max, hanno aggiunto anche il Bluetooth. Questo ti permette di collegare il tuo dispositivo allo smartphone e controllarlo anche in assenza di wifi. Nella parte frontale possiamo collegare fino a 6 dispositivi, abbiamo due uscite USB-C da 100 watt, quindi posso caricarci anche il mio Mac in modo super tranquillo senza portarmi dietro il bricchetto col trasformatore. Abbiamo due USB-A normali e due USB-A col fast charging. Sul retro invece abbiamo la presa accendisigari e quattro prese sciuco per collegare tutte le nostre cose che vanno a 220 volt. Dopo tutta questa mega super tega panoramica delle caratteristiche del Delta 2, andiamo a testarlo con vari tipi di elettroutensili. Visto che devo fare un po' di giardinaggio, tagliare tutta l'erba qua intorno e dopo tagliamo anche le siepi, testiamo adesso l'Ecoflow montandolo sul tagliaerba. Abbiamo il 100% di batteria, vediamo se riusciamo a tagliare tutta l'erba, anche se non ho sto gran giardino da tagliare l'erba, ma soprattutto dopo le siepi. Ok, tutto installato. Spettacolo senza fili. Ok, erba tutta tagliata, vediamo quanto è rimasto di carica.
ho lavorato circa 25 minuti. Allora abbiamo ancora il 90% di carica. Prossimo passo, tagliare tutte le siepi. Vediamo un po' quanto durerà. Io non, per tutta questa fase di test non lo ricaricherò mai e vediamo quanto dura tutto in una giornata ipotetica di lavoro tra elettroutensili e giardinaggio. Allora, prima di continuare con la siepe, mi sono accorto che il tagliaerba è veramente sporchissimo, quindi adesso proviamo ad attaccarci direttamente all'idropulitrice attaccata all'EcoFlow. Vediamo quanto ciuccia e quanto consuma l'idropulitrice. Avevo messo il telefono lì a registrare e mi sono dimenticato di fare rec. Comunque 80% raga, quindi un altro 10% se n'è andato. Ok, EcoFlow collegato è 76%. Taglia siepi, vediamo quanto dura. Ottimo, tutto sistemato e qui siamo ancora al 64%. Come avete visto, per fare questi lavori in giardino è stato super comodo. Nel mio caso non ho una presa di corrente fino in fondo alla corte, quindi ogni volta che devo fare un lavoro in giardino fino là o dall'altra parte devo sempre portarmi dietro una prolunga da più di 20 metri. Il fatto che pesi solamente 12 kg non ha per niente affaticato l'utilizzo del tagliaerbe e portarlo in giro non è stato affatto un problema. L'ho portato anche con me quando sono stato a fare una consegna di un lavoro per un cliente. L'ho utilizzato per collegarci il flessibile per fare dei fori in questo grass porcellanato. Penso che diventerà una delle mie attrezzature preferite da portarmi dietro quando devo andare a fare dei lavori su un posto dove non ho accesso alla corrente. Avere un attrezzo del genere in questo caso specifico è la svolta totale. Ho fatto anche un test di confronto con il Deltamax per vedere quanto riesce a tenere accesa la spina della birra. Ok, spina accesa. Sono le 2:52 di pomeriggio. Assorbimento 260 watt circa. Ok ragazzi, EcoFlow si è appena spento, è arrivato allo 0%. Sono le 10:30 di sera. Vuol dire che ha tenuto in piedi la spina per 7:40 circa. Il Deltamax, a confronto che aveva una batteria da 1,6 kW, l'ha tenuto in piedi per circa 10 ore. Arrivando alle mie conclusioni, vale la pena valutare l'acquisto di un prodotto del genere? Dipende. Onestamente l'unico difetto che ho trovato di questo prodotto è il prezzo, che è di 1200 euro. Ovviamente l'utente a cui si rivolge EcoFlow non è il maker hobbista, ma è sicuramente chi viaggia spesso, chi ha un camper, chi è fuori spesso in macchina, magari chi ha la necessità perché ha una casa in montagna, non ha l'allacciamento elettrico e vuole l'elettricità, perché altrimenti fare un sistema fotovoltaico o comunque fare l'allacciamento elettrico costa troppo. Per il maker normale, diciamo, l'hobbista che sta in casa, che fa lavori ogni tanto, non consiglierei proprio l'acquisto di questo attrezzo. Piuttosto 1200 euro vi consiglio di investirli in attrezzature per la falegnameria o per i lavori che fate, o meglio ancora di investirli in una piccola CNC, che sia una fresatrice oppure un laser, che potete mettere a rendita per recuperare l'investimento fatto. Invece per il maker artigiano che lavora facendo questo e magari capita a volte o spesso che debba andare in cantieri o in casa a installare i manufatti che ha fatto, sicuramente avere un attrezzo del genere gli semplifica la vita decisamente e per quella figura lì consiglierei di valutare l'acquisto di un prodotto del genere. Con tutta la potenza che ha sicuramente ti permette di portare a casa una giornata intera di lavoro senza problemi. Si vede lontano un chilometro che questo qui è un prodotto di alta qualità, lo giustifica il prezzo, ma si vede anche toccandolo dai materiali di cui è costruito e sicuramente EcoFlow ha fatto un lavoro eccellente nel design e lo sviluppo di un prodotto del genere e nell'applicazione che ti rende la gestione di questo prodotto indispensabile. A mio avviso l'app è proprio una di quelle cose che dà un plus a questo prodotto, è veramente ben fatta, è facile da utilizzare, facile da fare l'accoppiamento con il prodotto perché lo rileva automaticamente e in più puoi gestire tutti quei parametri che non puoi fare dal pannello di controllo, come gestire la percentuale di carica e scarica. Mi spiego meglio, puoi gestire quanto
quanto la batteria si può scaricare e quanto la batteria si può caricare, nel senso tu lo lasci in carica magari attaccato o ai pannelli o alla corrente e te ne dimentichi, puoi impostare la ricarica al 100%, o come si sa bene, per non usurare troppo le batterie si deve stare all'incirca tra il 20 e l'80% di utilizzo, non le devi mai scaricare troppo e non le devi mai caricare troppo, perché sennò a lungo andare vai a destabilizzare quella chimica degli elementi che compongono proprio la batteria. E non capisco perché una funzione così semplice non sia implementata via software anche sui nostri smartphone. Vi ho raccontato tutto di questo prodotto, per chi di voi è interessato a scoprire di più qua sotto in descrizione vi lascio ovviamente i link per l'EcoFlow Delta 2 e per tutti i suoi accessori. Prima di salutarci ovviamente io ringrazio i Patreon che sostengono questo programma, vi ringrazio tutti per la visione e ovviamente noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.